Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere nuovamente questo glitch duplicazione massiva ma senza birre, quindi sarà leggermente più veloce. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del team glitch che troverete sotto le descrizioni e iscrivervi ai canali Telegram dove troverete supporto per fare il glitch o semplicemente scambiarvi Bogdan. Per fare questo glitch, ragazzi, avrete bisogno dell'RC bandito, come vedrete, dell'Arena War, della mira manuale, delle LG RH8 all'interno del garage dell'Arena War, avere il bunker con il centro operativo mobile, e all'interno del centro operativo mobile ci dovrà essere l'auto che vorrete duplicare. Detto questo, partiamo con il video. Recatevi alla solita stanza dove c'è questo tabellone e fate freccia destra. Ora premiamo L1 per spostarci sul televisore e adesso triangolo. Ci uscirà la carriera dell'Arena War, nuovamente option online, Criminal Enterprise Starter Pack. Lo chiudiamo, andiamo su attività, avvia attività create da Rockstar e avviamo una missione da Titano. A questo punto vedrete che andrete sulle nuvole e ci sarà comunque appunto la carriera dell'Arena War aperta sotto. Una volta che sarete nella lobby, comunque, non appena possibile, fate cerchio per uscire dalla missione e vi ritroverete buggati con questa schermata. Quindi ora usciamo dalla stanza, ragazzi, scendiamo le scale e andiamo subito verso destra davanti alla porta, quella per guardare l'Arena War. Una volta che sarete davanti alla porta, scenderà la tendina con scritto guarda l'evento. Ora qui dovrete fare X per entrare, non appena vedete il giocatore che entra, cerchio, appena si ferma quadrato, selezionate un giocatore della storia e rifiutate il messaggio nero che vi esce. Ora ci ritroviamo con questa schermata offuscata, ragazzi, quindi andiamocene davanti a un distributore, qui tiriamo fuori il telefonino, andiamo su partita veloce, vedrete il giocatore sparire. Ora tenete premuto il tasto PS, audio e dispositivi, e spingete il controller per 5 secondi. Non appena sono passati questi 5 secondi, ragazzi, tasto PS nuovamente per riaccendere il controller e cominciate a fare freccia destra. Quindi ora aspettate che finisca l'animazione, ragazzi, dopodiché fate un partecipa a sessione tramite una community o un vostro amico, l'importante è che abbia il puntamento di mira diverso dal vostro. Ora sul primo messaggio che vi uscirà, rifiutatelo e la visuale tornerà nitida. Come vedete è tornata la visuale normale, quindi andiamo a prendere la prima RH8, non fa differenza quale prendete, eh? Ora vi faccio vedere anche la targa, ma tanto non cambia un cazzo. Accelerate e vedrete il giocatore che finirà sotto mappa e solitamente rispawna sulle montagne. Una volta che sarete rispawnati, ragazzi, diventate CEO e richiedete il Buzzard. Ora io lo so, ragazzi, che questo video è lungo e tutto quanto, ma ho cercato di farvelo il più preciso possibile. Comunque, una volta che avremo ordinato il nostro Buzzard, se non lo vedete nei paraggi, aprite il telefono, andate su internet, guardate il video, telefono, andiamo su internet, tasto option, e ci si aprirà la mappa e ci dice che appunto il nostro Buzzard è qui vicino. Ora, una volta preso il Buzzard, trasferitevi al vostro bunker. Se non sapete dov'è, vi tirate fuori il telefono, andate su internet, tasto option, e guardate il punto più o meno dove si trova il vostro bunker. Arrivati al bunker, ragazzi, semplicissimo, entrate dentro. Una volta all'interno, salite dentro appunto il vostro COM. E qui tirate fuori l'auto che vorrete duplicare, quindi in questo caso vado a duplicare sempre la Issy, un'auto che comunque consiglio. Una volta che avrete messo fuori l'auto, ragazzi, spostatela più o meno in questo punto. Ora scendete dall'auto. E cosa molto importante, dovrete sciogliervi se siete CEO dal CEO, se siete Motorcycle Club dal Motorcycle Club. Una volta che vi siete sciolti dal CEO dal Motorcycle Club, ragazzi, andate davanti alla porta per uscire dal bunker,
Non appena ve lo chiede, esci dal bunker, fate X. A questo punto, non appena la premierete, il bunker si sarà buggato. Ora premete il menu interazione, andate su inventario e posizionatevi su richiedi RC bandito. Come vedete, non appena scompare anche la nostra auto che vogliamo duplicare, scompare la scritta che possiamo cliccare sull'RC bandito. Quindi torniamo davanti alla porta, ragazzi, menu interazione, inventario. Non appena possiamo richiedere l'RC bandito, clicchiamo X e il gioco ci farà uscire. Una volta che il gioco ci fa rispawnare al porto, ragazzi, nuovamente diventate CEO, richiedete il Buzzard e a questo punto trasferitevi nuovamente all'Arena War. Una volta arrivati all'Arena War, rientrate all'entrata del garage dove avete le LG RH8 e a questo punto andate al pallino blu e fate freccia sinistra ed entrerete dentro la telecamera dell'Arena War. Una volta all'interno, fate cerchio per uscire. Ora saliamo su un'auto che andremo a sacrificare, quindi questa è LG RH8. E non appena spingeremo R2, il giocatore finirà nuovamente sotto mappa. Come vedete siamo rispawnati nuovamente sulle montagne, quindi diventate nuovamente CEO e trasferitevi al vostro bunker. E qui, se tutto è andato bene, troverete l'auto parcheggiata dove l'avete lasciata poco fa. Ecco qui l'auto, ragazzi, quindi questo vuol dire che già il glitch sta riuscendo. Ora salite in auto per far cambiare la targa, anche se non si vede. Ora spostatevi un po' più vicino al centro operativo mobile, entrate a piedi ed uscite dalla parte anteriore, ragazzi. Una volta fuori, salite nuovamente sulla vostra auto duplicata e mettetela all'interno del COM. Se tutto è andato bene, vi chiederà di sostituire il veicolo al suo interno. Ed eccolo qui il messaggio di conferma. Quindi, una volta dentro, l'auto è ufficialmente duplicata. Ora, per duplicare massivamente, ragazzi, tirate fuori nuovamente la vostra auto che vorrete duplicare e rimettetela nello stesso punto dove l'abbiamo parcheggiata prima. Quindi scendete nuovamente dall'auto, ritiratevi sempre dal CEO. E una volta che vi siete ritirati, andate davanti all'uscita e fate nuovamente esci. Vedrete il garage del bunker appunto che si buggerà nuovamente. A questo punto menu, interazione, inventario e guardate la scritta RC che da nera che possiamo selezionarla, appena scompare l'auto sparirà anche quella scritta. Quindi torniamo davanti alla porta, menu interazione, inventario, non appena è possibile richiediamo l'RC bandito. Ora guardate, riappare l'auto ed ecco qui che possiamo richiedere l'RC. Quindi confermiamo e rispawneremo nuovamente al porto. Ora qui accelero un pochino la clip, ragazzi, perché sennò ci rompiamo i coglioni. Quindi diventate nuovamente o CEO o Motorcycle Club, quello che vi pare, e dirigetevi nuovamente alla vostra arena. Una volta arrivati all'arena, guardate qui sulla mia destra c'è la ISI che abbiamo duplicato poco fa, quindi andiamo al pallino blu. Freccia sinistra, una volta all'interno delle telecamere, facciamo cerchio per uscire e una volta fuori andiamo a riprendere un LG RH8 da sacrificare. Non appena spingeremo R2 il giocatore finirà sotto mappa e spawnerà nuovamente sulle montagne. Una volta che il giocatore appunto è rispawnato sulle montagne, diventate nuovamente CEO. Richiedete il Buzzard e rispostatevi al vostro bunker.
che se tutto è andato bene l'auto si troverà nello stesso posto dove l'abbiamo lasciata poco fa. Quindi, come vedete, si trova nello stesso posto dove l'abbiamo lasciata, quindi saliamo sull'auto, la targa cambierà. A questo punto saliamo nuovamente sul centro operativo mobile ed usciamo dalla parte anteriore. Una volta fuori, saliamo sulla nostra auto appena duplicata e salviamola dentro il centro operativo mobile. Se ci uscirà la scritta di voler sostituire il veicolo all'interno del centro operativo mobile, il glitch è riuscito. Ecco qui un'altra auto duplicata, ragazzi, come avete visto è stato molto veloce. Ora per continuare rimettete l'auto fuori e rifate lo stesso procedimento. So che può sembrare una rottura di palle, però è l'unico glitch, diciamo, in solo che ci sta ora. Bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare questo glitch. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Passate per i canali del Team Glitch che troverete appunto sotto nelle descrizioni. Noi ci vediamo alla prossima. Bella per tutti!